trovati, continuiamo con il capitolo francescano è arrivato alla ventiduesima edizione, lo abbiamo detto qualche giorno fa in occasione della presentazione della giornata, è nata a San Cataldo nel 1996 e la ventiduesima edizione ha portato a noto migliaia di giovani lungo le strade, poi c'è stato quel momento altamente significativo all'interno della Basilica. Cattedrale di Noto con l'intervento del cantante Giovanni Caccamo. Ma ci soffermiamo e parliamo ancora di questa importante giornata di riflessione, meditazione e soprattutto di confronto tra tanti giovani, una giornata voluta dai frati minori di Sicilia ed è proprio qui con noi Fra Michele. Bentrovato, lei Faccio viene Messina il convento è Nostra Signora di Lourdes. Nostra Signora di Lourdes è un Mi... santuario appunto situato a Messina. Che oltre ad accogliere appunto la, la bellissima grotta con la statua della Madonna di Lourdes, è anche casa di accoglienza di giovani in formazione, di giovani frati in formazione. Siamo 23 a vivere in convento. La maggior parte di noi, appunto, studia teologia e poi ci occupiamo fondamentalmente anche delle attività del santuario, quale accoglienza dei pellegrini eh, e poi attività quali lofs, eh, incontro con i giovani, eh, genitori, con genitori figli in paradiso ed ehm, attività insomma, che ogni giorno si presentano, anche l'accoglienza ai poveri. Fra Michele, non è la prima uh, sua presenza uh, durante questa uh, favolosa giornata che congiunge, coniuga e mette insieme due importanti momenti quello vero e proprio della festa, unito a un altro momento, lo dicevo prima, della preghiera, della riflessione, ma anche del confronto tra tanti giovani arrivati da tutte le parti della Sicilia. Sì, non è la prima per me, realmente già anche da postulante quando ero in formazione ho partecipato a, a questo evento e, e proprio lì mi sono innamorato proprio della bellezza e della gioia dell'annuncio di Cristo risorto, della bellezza appunto, eh, della gioia appunto portata da, da Francesco D'Assisi. Non solo gioia di, di festa ma anche gioia nel cuore, gioia profonda perché un incontro con Cristo è, è origine e principio appunto di gioia. Con Fra Michele, che ci ha lasciati qualche istante fa, ho parlato di questo confronto, non solo all'interno della cattedrale, ma un momento importante che si è sviluppato nel corso della giornata netina. Poi, poi c'è eh, quel momento che io ritengo edificante per tanti giovani all'interno della Basilica Cattedrale, con la presenza di Giovanni Caccamo. Lui conosce molto bene eh, queste zone ed è il ragusano e quando può viene sempre da queste parti. Lo ricordiamo tutti perché il suo significativo successo arriva nel 2015, trionfa a Sanremo Giovani, nel 2016 ancora una partecipazione a Sanremo, questa volta tra i big, e suo il terzo posto. La presenza di Giovanni Caccamo oh, si giustifica per un fatto importante, ci sarà sì la messa ma durante questo momento c'è anche l'intervento di Giovanni che non è solo l'intervento del cantante, ma qualcosa in più. Lo sentiamo proprio da lui, Giovanni. Ben trovato innanzitutto, Grazie quindi eh, sarai all'interno della cattedrale, sì. bella, la cattedrale di Noto è eh, eh, il simbolo della cristianità, ma anche eh, l'elemento importante dal punto di vista monumentale eh, di quasi tutta la Sicilia, ecco. Tu ti esibirai, se non, non avrai un'orchestra eh, sarai da solo, forse più impegnativo, ma anche più difficile. Sì, sì, sarà piano e voce: eh, ripercorreremo insieme un po' alcune delle mie canzoni eh, e sarà una sorta di testimonianza tra musica e parole. Eh, io cerco sempre di raccontare la mia storia perché, in fondo, eh, sono un sognatore che è riuscito a, a realizzare e, e che crede nei sogni. Quindi, oggi, questa cosa credo che sia fondamentale condividerla proprio per far capire che, con tanta perseveranza, studio, dedizione e pazienza. Nella vita si possono raggiungere gli obiettivi che ci si, ci si pone, anche quando insomma, sembra tutto andare per il verso sbagliato. E quindi amo profondamente naturalmente la mia Sicilia e sono molto felice di essere qui oggi. Cos'è che accosta Giovanni Caccamo ai frati minori di Sicilia? Ma tante cose, eh, io ho dei, dei, dei cari amici frati, la mia guida spirituale è un frate di Modica, padre Antonello si chiama, è un carissimo amico a Pisa, Fra Matteo, eh, quindi insomma i frati sono, fanno parte della, della mia vita sicuramente perché condivido con loro eh, innanzitutto la semplicità e poi anche la natura che è un altro elemento fondamentale ne nella mia vita. Eh, quindi sì, queste cose La semplicità di Giovanni però Giovanni ci sono anche concerti programmi futuri progetti che ti vedranno impegnato da qui ai prossimi mesi perché eh, l'estate stiamo correndo verso l'estate la stagione più bella per un cantante perché si aprono le porte dei grandi eventi sì. e, e quindi delle presenze in molti stadi ma anche in molte piazze delle città Italiane, ma anche all'estero. Sì, ehm, adesso sono nel pieno di questo Eterno World Tour, che è il mio primo tour all'estero. È la coda dell'Eterno Tour che l'anno scorso, dopo il Festival di Sanremo e dopo l'uscita del mio ultimo album, Eterno, appunto. Eh, mi ha visto girare per tutta Italia e adesso questo eterno world tour che è stato organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e promosso da Moac e Bonaiuto che sono due realtà del nostro territorio. E sono già stato in Cile, in Perù, in Tunisia e in Algeria, adesso farò da fine maggio le ultime date in Egitto e in Ungheria. E nel frattempo tanti concerti qui in Italia quindi seguitemi sui social troverete tutte Ci le cose. Ci mancherebbe altro, lo faremo. È interessante eh, seguirti, ma anche piacevole ascoltarti. Lo faremo anche eh, tra qualche istante all'interno della cattedrale. Quando sentiremo all'interno di quel Tempio: Tempio, lo dicevo prima, della cristianità ma anche dell'arte: sentiremo in silenzio. Ma siamo all'interno di una chiesa, quindi in religioso silenzio la tua voce. Grazie, Grazie Giovanni, in bocca al lupo. Grazie, vive il lupo. Grazie a quanti ci avete seguito, l'appuntamento è per le prossime trasmissioni.